trattativa è stata una trattativa lampo. Sì, è nata molto velocemente, precisamente nata nel momento in cui ci siamo accorti che le altre situazioni che stavamo mettendo in pista stavano complicandosi, e inizialmente è nata come una possibilità remota, perché non pensavamo che da parte della squadra ci fosse apertura per arrivare a un'operazione così significativa e così importante. Però nel momento in cui mi sono interfacciato con il direttore sportivo della Sampdoria, Doriano Tursi, che tra l'altro ringrazio tantissimo, perché in allenata attiva ha dimostrato grandissima disponibilità, nel momento in cui ho capito che c'era la possibilità per arrivare a un giocatore del genere, grazie, come diceva prima il dottor Spagnolo, alla proprietà, che comunque è stato un investimento significativo e importante. Abbiamo subito lavorato per cercare di arrivare a questo punto, e posso dire con grande orgoglio che qui di fianco a noi c'è un giocatore importantissimo, dei migliori giovani del panorama calcistico italiano sta proponendo, e siamo convinti che possa darci una grossa mano per raccontare questa che inseriamo. La sensazione è che state lavorando per il presente, ma soprattutto anche per il futuro, perché state prendendo molti giovani considerati comunque, lui va bene, non è una promessa, però anche le altre operazioni che avete fatto, 92-93, testimoniano che guardate molto anche per il futuro. Sì, sì, sicuramente, ma questa è una politica che già abbiamo attuato nel momento in cui la nuova proprietà si è insediata, una cosa che stiamo facendo già da giugno, perché anche il mercato estivo comunque testimonia che da parte nostra c'è la volontà di gettare le basi per un discorso a lunga scadenza, e tutti gli arrivi che sono giunti nell'Atalanta quest'anno testimoniano questo, e quindi anche Marilungo proprio a questa valenza qua, lavoriamo per il presente però con un occhio mirato anche al futuro. È vero che l'avete già cercato in agosto, ma le porte erano sbarrate? Sì, diciamo che Marilungo era già il nostro sogno estivo, però eravamo consapevoli che le possibilità all'epoca erano proprio ridotte al vicino, visto l'ottimo campionato che aveva fatto nel Lecce, visto comunque la sua volontà di rientrare alla casa madre insieme a dei campioni come Cassano, Albertini. Eravamo consapevoli che le speranze erano proprio minime, ma così come le nostre speranze erano minime fino a una settimana fa, fino a 10 giorni fa, non pensavamo che questo giocatore potesse essere sul mercato. Nel momento in cui abbiamo capito che c'era un piccolo spiraglio, grazie anche ai buoni uffici del suo agente Silvio Pagliari, siamo riusciti a infilarsi e abbiamo raggiunto un grandissimo accordo, a mio modo di vedere. Già con l'idea di prenderlo subito a titolo definitivo, oppure siamo partiti magari per una comproprietà e poi... No, ovviamente si pensava a un discorso di compartecipazione dopo la prima telefonata, però poi abbiamo capito che la trattativa poteva concludersi anche con un acquisto definitivo, e a questo punto la proprietà ha deciso che ne valeva la pena, e siamo contenti di questa cosa, ovviamente. Ecco, direttore, da davanti adesso siete in tanti, reparto è abbastanza implementato. E fatti stati in qualche partenza, per esempio a Moroni, a Demani, si fanno questi due. Ma siamo in tanti non solo davanti, siamo in tanti in tutti i reparti, perché la nostra volontà è quella di non lasciare niente di intentato per arrivare al raggiungimento del nostro obiettivo. Abbiamo bisogno che i giocatori siano tutti consapevoli dell'importanza di questo aspetto, quindi ci sarà una sana concorrenza, e io sono convinto che attraverso la competizione il livello qualitativo della squadra possa rimanere sempre elevato, sapendo benissimo che comunque il campionato è un campionato difficilissimo. Ci siamo qui a festeggiare questo arrivo, però siamo già all'antivigilia di una partita fondamentale per il nostro campionato. Sappiamo benissimo che fare punti a Vicenza è molto difficile, quindi al termine di questa conferenza è giusto che i giocatori cominciano a pensare con grande intensità allo sforzo di sabato, perché sicuramente dovremo dare sforzo a una grande prestazione per uscire bene da questo campo. Rilancio la domanda, magari la impeto con riferimento ad Artemani, la posizione
abbastanza statica, nel senso che noi avevamo raggiunto un accordo di massima la settimana scorsa con il Lecce, facendo uno scambio di comproprietà. La trattativa non era nata dalla nostra volontà di mettere sul mercato il giocatore, ma era nata dalla volontà del Lecce, in primis da parte dell'allenatore De Canio, che ha individuato in Matteo un giocatore importante per il Lecce dei prossimi mesi. Noi abbiamo ascoltato questa idea, abbiamo pensato che ci potevano essere presupposti per trovare un accordo che potesse soddisfare entrambi le parti. Purtroppo le cose poi non sono andate a buon fine e quindi la trattativa è saltata. In questo momento la posizione di Matteo è una posizione molto fluida, nel senso che il giocatore sta recuperando da questo infortunio alla caviglia e del giocatore a tutti gli effetti dell'Atalanta, e nel caso in cui non subentrino delle trattative particolari, ci auguriamo che Matteo possa velocemente ritrovare l'antico smalto e dare anche lui il suo contributo per la nostra causa. Due dettagli: non potrebbe andare ugualmente a Lecce anche senza Corvia che viene, e se il problema è stato Corvia che non ha voluto accettare la Serie B? No, in questo momento la trattativa è chiusa, quindi non ci sono delle aperture, dei cambiamenti in merito. Nel caso accetterete anche una formula di prestito secco o con Lecce o con altre società? In questo momento la trattativa con Lecce è chiusa, cioè non ci sono delle alternative, dei cambiamenti, non c'è più trattativa a oggi. Poi da qui al 31 non so se le cose possono cambiare, ma adesso la trattativa è saltata. Potete adesso, da qui alla fine del mercato, gli obiettivi, se possibile, saranno un certo ambito, un difensore, poi si potrà dire di aver concluso. Adesso l'obiettivo più importante è preparare al meglio la partita di sabato, visto che da qui a sabato non ci saranno sicuramente dei movimenti, quindi il nostro obiettivo è quello di essere molto concentrati su questa gara imminente. Poi da qui alla fine del mercato non so cosa può succedere, però riteniamo che, anche se le cose dovessero finire così, che avere una rosa che ci dà tutte le garanzie per arrivare in fondo alla stagione. Ma già detto, non glielo faccio ribadire: se arriva a Napoli con 6-7 milioni per Barreto, voi cosa rispondete? Possiamo rispondere a